Aspettiamo che si colleghino anche le ultime persone. Buongiorno a tutti e tutti e benvenuti a questo Open Day Online, a questo incontro di presentazione del corso di laurea magistrale di Scienze dello Spettacolo e Produzione Multimediale dell'Università di Padova. Io sono Virginia Scapolo, una studentessa iscritta al primo anno di questo corso e al momento sto svolgendo un'attività di tutorato a favore di esso per il conseguimento della borsa di studio Mille Una Lode, di cui ci verrà parlato più tardi. Il mio compito oggi è quello di raccogliere le domande che i nostri ospiti potrebbero avere sul corso, quindi invito tutti quelli che stanno assistendo a scrivere liberamente nella chat qualsiasi dubbio, perplessità o curiosità che sorga mentre i nostri professori, i nostri docenti parlano e presentano il corso e anche i nostri studenti ospiti che faranno delle testimonianze sulla loro esperienza e insomma ad approfittare di questa bella occasione. E senza ulteriore indugio passo la parola alla presidente del corso, la professoressa Paola Dessì. Bene, grazie, grazie Virginia, grazie della presentazione e un saluto chiaramente anche da parte mia a tutte e tutti che siete qui collegati. Sono contenta perché siamo un bel numero, quindi questo è già segnale insomma dell'interesse che insomma dà il nostro esercito, il nostro corso, quindi non posso che essere felice. Voglio subito aprire con alcuni saluti che sono assolutamente doverosi. Anzitutto vi porto i saluti di tutti le colleghe e i colleghi che insegnano appunto nel nostro corso di laurea magistrale. Quindi un saluto da loro e vorrei anche però introdurre questo nostro incontro con un saluto che viene dalla presidente della scuola e dal professor Claudio Riva, che diciamo è il coordinatore di un progetto, quello di Open Weeks, che ci ha permesso appunto di essere qui oggi e di presentare anche il nostro corso. Chiederei subito al dottor Carotenuto, che è l'informatico, il tecnico di Moodle, che ci aiuterà e ci supporterà in questa giornata, se può lanciare intanto il video con i saluti appunto della scuola e della Previdente. Grazie. Care studentesse e cari studenti, in qualità di Presidente della Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale, sono lieta di incontrarvi e vi do il benvenuto alla prima iniziativa del progetto per la promozione delle lauree magistrali. La scuola ha il compito di favorire una migliore connessione e uno scambio più approfondito tra i diversi corsi di laurea che la compongono e l'offerta di corsi magistrali della scuola è straordinariamente ricca. 20 lauree magistrali, a testimonianza di un universo culturale, formativo e in prospettiva professionale, vasto, specialistico e al tempo stesso interdisciplinare. Un gruppo di lavoro interdipartimentale, presieduto dal professor Claudio Riva, ha lavorato intensamente per raggiungere il risultato che presentiamo. I due volti che per la scuola rappresentano il progetto sono invece Paola Stradi e Silvia Madoglio. A questo punto non mi resta che augurarvi buona esplorazione, sperando di potervi accogliere presto come studenti di uno dei nostri corsi di studio magistrale. L'obiettivo dell'Open Week è di permettere a tutte le studentesse e a tutti gli studenti di Padova e non solo, di conoscere l'ampia offerta delle lauree magistrali della scuola, presentate dai presidenti e coordinatori, docenti, testimoni del mondo delle professioni, laureati, tutor e rappresentanti degli studenti e delle studentesse. Il format che abbiamo costruito vi permetterà di conoscere nel dettaglio sia le lauree direttamente collegate alla triennale in cui vi siete laureati o vi state laureando, per dare così continuità al progetto formativo che avete iniziato con il primo ciclo di studi, sia quelle lauree magistrali non direttamente corrispondenti alla vostra triennale, ma che vi permetteranno di valorizzare le caratteristiche di interdisciplinarietà che caratterizzano i nostri studi.
In queste due ore verrete introdotti alla scoperta delle opportunità formative, personali e professionali che un corso di laurea magistrale può consentirvi di raggiungere. Potrete andare nel dettaglio dei piani didattici, dei tempi e criteri di ammissione e anche conoscere un po' più a fondo gli ambiti in cui le figure formate potrebbero collocarsi nel mondo del lavoro. Siamo certe che questa possa essere per voi un'occasione importante di ascolto e confronto, fondamentale ad acquisire consapevolezza, al fine di intraprendere il percorso a voi più consono, per dare continuità al vostro presente e delineare la forma del vostro futuro. Bene, grazie della visione del filmato e quindi anche grazie alla presidenza della scuola, alla Scuola di Scienze Umane per questo video esplicativo e anche perché dà il benvenuto insomma a tutti voi. Mi sono fatta tramite dei saluti del corpo docente della laurea magistrale, della presidenza della scuola. A questo punto avrei piacere che vi facesse un saluto e vi desse il benvenuto anche una vostra futura collega, cioè una nostra studentessa di laurea magistrale. Quindi lascio la parola per un saluto a Rebecca Raffaelli. Grazie mille professoressa, salve a tutti, sono Rebecca e anch'io come voi l'anno scorso mi sono laureata alla triennale di storia e tutela dei beni artistici e musicali seguendo il percorso di storia della musica che è lo stesso medesimo che abbiamo anche nella facoltà del DAMS. Ho scelto questa magistrale principalmente perché oltre alla musica un'altra mia passione forte è quella dei videogiochi e ho trovato in questa facoltà una buona via di mezzo come piano formativo per quanto riguarda gli audiovisivi, la musica e appunto anche i videogiochi con il corso di Design Thinking of Video Game. E sono molto contenta del percorso che sto facendo tuttora, anche perché da parte dei professori di storia della musica, tra cui in questo caso anche la professoressa Paola Dissi, sto riuscendo a coltivare questo mio sogno un po' nuovo a livello accademico. Quindi spero che come me anche voi riusciate attraverso questa laurea magistrale a creare il vostro percorso formativo in base anche alle vostre passioni, che è quello che secondo me può aiutare maggiormente una persona anche in un futuro lavorativo. Quindi ringrazio molto la professoressa e buona continuazione. Ripasso la parola alla presidente Paola Dessì. Grazie Rebecca. Quindi mi fa piacere che ci sia stato un saluto da parte di una studentessa che in qualche modo rappresenta, appunto, ha parlato un po' della sua esperienza, ma rappresenta un po' quella che è la compagine studentesca ricca, soprattutto ricca degli interessi, no? Perché chiaramente la magistrale vi permette appunto di, e lo vedremo poi nel dettaglio, studiare diversi ambiti dello spettacolo e poi della produzione multimediale. Direi quindi subito di entrare nel vivo insomma della presentazione del corso. Io vi darò delle linee generali un po' rispetto all'articolazione e poi i colleghi entreranno nello specifico appunto del proprio ambito. Per guardare insieme un po' l'articolazione dei corsi, chiederei a Virginia di inviarvi nella chat sia la pagina dell'avviso di ammissione. Allora voi sapete se siete studenti DAMS, accedete direttamente, potete iscrivervi direttamente alla laurea di Scienze dello spettacolo e produzione multimediale, ma se per caso qualcuno di voi appunto non fosse uno studente DAMS può comunque iscriversi e per questo motivo appunto adesso Virginia vi invierà nella chat il PDF, quindi con le indicazioni per iscrivervi, per accedere alla magistrale. Insieme a questo PDF vi chiedo appunto gentilmente a Virginia di mandare anche l'allegato 2, no? Che ormai tutti sapete di che si tratta, cioè il piano formativo della magistrale. Vi faccio notare, ecco, se avete la possibilità anche subito di guardarlo, così lo guardiamo insieme, che il primo dato appunto interessante è che l'intera offerta della magistrale viene proposta al primo anno, che significa non che dovrete seguire tutti gli insegnamenti e fare tutti gli esami in un anno solo, questo assolutamente no, ma diciamo porre l'offerta tutta al primo anno vi dà la possibilità di scegliere sin da subito quelli che sono gli insegnamenti che
volete iniziare a seguire per primi, e vi darà la possibilità quindi di costruire, proprio di ritagliare come appunto un abito di sartoria, il proprio percorso su quelli che sono i vostri principali interessi. Vi faccio appunto notare anche che avete diversi blocchi di scelta, e in particolar modo nei primi sei blocchi, quelli relativi, vedete, ambito, discipline dello spettacolo, della musica e della costruzione spaziale, avete la possibilità di scegliere per ogni blocco o un insegnamento di ambito teatro, quindi settore scientifico disciplinare e le art 05, o un insegnamento di ambito cinema, fotografia, radio, televisione, e quindi le art 06 come settore scientifico disciplinare, o un insegnamento ancora di ambito musicale, musicologico, quindi settore scientifico disciplinare, quello che leggete come SSD, le art 07, che significa che voi per ogni blocco potrete scegliere quindi un insegnamento e decidere di compiere un percorso di tipo interdisciplinare, quindi scegliendo da ciascun blocco quello che è l'insegnamento che vi interessa di più, oppure potrete decidere di fare un percorso secco, quindi scegliere, siete interessati al teatro, bene, scegliere per ciascun blocco di scelta sempre l'insegnamento e le AR 05. Stessa cosa per quanto riguarda cinema con le AR 06, o per quanto riguarda appunto la musica, musicologia per 07. Gli altri blocchi di scelta, come vedete, sono discipline delle arti, quindi per la scelta di insegnamenti legati all'arte e all'arte contemporanea, ma poi vi dirà il professor Bartorelli nello specifico. Altri insegnamenti sono rivolti quindi a questioni di genere, come storia delle donne e di genere, appunto. Avete ancora tutta una serie di altri insegnamenti, ma dei quali vi parleranno poi nel dettaglio appunto i singoli colleghi una volta che appunto prenderanno la parola. Ecco, quello che mi interessava più farvi notare appunto nella costruzione generale è proprio questa grande opportunità: scegliere voi se fare un percorso interdisciplinare o un percorso secco su uno, quindi specializzandovi su uno dei curricula che non sono esplicitati, ma che diciamo sono comunque possibili. Vi faccio notare anche che in quasi tutti i blocchi di scelta avete la possibilità anche di individuare, di scegliere un insegnamento in inglese. Questo proprio per rafforzare quelle competenze linguistiche. Voi sapete è richiesto il conseguimento del B2, no? Nella laurea magistrale, e questo è pensato proprio anche per un maggiore inserimento e una maggiore spendibilità della laurea a livello lavorativo. Insomma, conoscere le lingue è un elemento sempre più importante. Segnalo ancora la presenza, la possibilità dei 12 crediti a libera scelta, il che significa che avete la possibilità di aggiungere, di scegliere voi altri due esami. Come potete fare la scelta? O su scegliendo un altro esame dei blocchi precedenti che non avete scelto di prima mano, oppure potete scegliere un corso preso da un altro corso di studi, importante che chiaramente sia coerente con quello che è il vostro percorso formativo, oppure potete ancora individuare uno dei general course. No? Sapete che l'Ateneo sempre di più sta ampliando la sua offerta. Ebbene, anche quegli insegnamenti possono essere inseriti tra i 12 crediti a libera scelta. Tra l'altro, sempre all'interno di questo pacchetto, voi potete decidere di rafforzare anche gli insegnamenti finalizzati all'acquisizione dei 24 CFU. Ecco, questo è un elemento molto importante, e segnalo sin da subito che la nostra laurea magistrale vi offre già, proprio negli insegnamenti che vi propone, già un pacchetto di 18 CFU su 24. 12 CFU per quanto riguarda l'ambito B, 6 CFU per quanto riguarda l'ambito C, quindi quello sull'antropologia. Non voglio dilungarmi oltre, appunto, perché vorrei invece che scendessimo maggiormente nel dettaglio. Vi dico solo appunto che la scelta quindi di questi 24 CFU guarda, così come l'introduzione degli
insegnamenti in lingua inglese al mondo del lavoro, perché chiaramente è come dire, un elemento, è una responsabilità anche da parte nostra riflettere sul corso anche in termini di inserimento nel mondo del lavoro. Quali sono appunto gli sbocchi? Certamente quello dell'insegnamento, appunto ecco qui la scelta dei 24 CFU, quindi il mondo della scuola. Altro inserimento è quella di una prosecuzione comunque degli studi nell'ambito della ricerca, per cui abbiamo anche il dottorato di ricerca e quindi una formazione di terzo livello, ma appunto altro sbocco fondamentale al quale noi terremo particolarmente proprio l'inserimento nel mondo del lavoro nell'ambito proprio dello spettacolo. Certo, parlare proprio in questo periodo anche di questo è veramente sembra quasi un azzardo, in realtà è vero. È una grande sfida, ma dobbiamo guardare avanti, no? Non dobbiamo bloccarci e farci bloccare dalla situazione che stiamo vivendo in questo momento e che abbiamo vissuto veramente ormai da un anno e mezzo. Quindi dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare alla ripresa, e proprio in quest'ottica abbiamo inserito anche alcune testimonianze di studenti nostri laureati che si sono inseriti appunto lavorativamente nell'ambito dello spettacolo e porteranno la loro testimonianza. Non aggiungo altro, passo subito invece la parola al professor Guido Bartorelli che vi presenterà appunto le possibilità di formazione e studio nell'ambito dell'arte contemporanea. Prego Guido. Grazie Paola, carissimi tutti. Allora, io mi chiamo Guido Bartorelli e sono tra i docenti di arte. Ecco, per quanto riguarda questa materia, l'offerta prevede insegnamenti volti da una parte a fornire una formazione sull'arte contemporanea che deve essere solida, no? Poi competerete con altri colleghi magari che vengono da altre università, innanzitutto sulla solidità della vostra formazione. Allo stesso tempo, proprio per la natura dell'arte contemporanea, per noi è fondamentale che ci sia un'apertura, che l'insegnamento preveda, no, la possibilità di andare oltre la singola specificità disciplinare. Allora, c'è un insegnamento specifico di storia dell'arte contemporanea avanzato, e poi ci sono altri insegnamenti che colgono quell'aspetto proprio tipico dell'arte di oggi, come dicevo, dato dal convergere di media, linguaggi, tradizioni, cose che un tempo erano riferite ad ambiti separati, magari ad ambito del teatro, della musica, del cinema, e che adesso per certi aspetti sono anche materia nostra. Oggi vale, ricordate sempre, la collaborazione multidisciplinare, anzi ancora meglio interdisciplinare, indicare proprio che non è una somma, ma è proprio un luogo di convergenza. È un incrociarsi, no, reciproco di pratiche e saperi. E in fondo, perché l'arte contemporanea è così? Perché questo è il mondo in cui viviamo, complesso, è una complessità che è anzitutto antropologica e interculturale, quindi una delle grandi sfide della nostra epoca. Ecco, tra l'altro, perché proponiamo insegnamenti che riguardano l'arte, ma vanno oltre e riguardano anche questo che vi sto dicendo, insegnamenti che altri atenei non offrono. Ad esempio, arti extraeuropee, questioni critiche formali, o in ambito socio, storico, geografico, storia delle donne e di genere. Il mio insegnamento è storia del film video d'artista, e quindi di ambito storico-artistico, si concentra su una forma espressiva che è stata esemplare proprio nell'avere storicamente superato l'imperativo alla purezza formale, alla purezza mediale, alla specificità della forma di quel medium, inteso in senso stretto. E si è partorito qualcosa di assolutamente nuovo dalla fusione di arte, cinema, musica, spettacolo e nuove forme di narrazione. Per cogliere il momento germinale della complessità dell'arte contemporanea, del contemporaneo in genere, però la magistrale risale ancora più a monte, alla scompaginazione linguistica che è stata segnata dall'avvento della fotografia e del cosiddetto precinema,
che sono oggetto dell'insegnamento di storia della fotografia nelle arti della visione ottica. Con ciò si capisce bene l'importanza per lo studente determinato a sviluppare le proprie competenze nell'arte contemporanea di confrontarsi poi, è ovvio dirlo, con il numero notevolissimo di insegnamenti offerti dai miei colleghi di cinema, musica, arti performative, televisione. Insomma, la magistrale ha davvero un'offerta in questi ambiti che è ricchissima. Sono insegnamenti che danno un contributo formativo che non solo è a tema anche con l'arte contemporanea, ma addirittura fondamentale. Quindi ne cito qualcuno, pensate, c'è History of Animation, multimedialità delle arti performative, è già stato ricordato Digital Videomaking, Design Thinking per i videogiochi, musica negli audiovisivi e avanti così, ma mi fermo perché sennò dovrei ricordarli tutti. Vi ricordo poi che il mondo dell'arte e della cultura in genere è anche, lo sappiamo tutti ormai, un grande sistema, anzi un grande ecosistema che va gestito da operatori con competenze organizzative, legislative, imprenditoriali. C'è anche tutta questa sfera di competenze chiamate in causa. E anche su queste, in termini generali, la nostra magistrale ha una significativa offerta formativa. Io mi fermo già, passo la parola a un vostro futuro compagno che ci porta la sua testimonianza, Luca Zantomio. Grazie. Buongiorno, il mio nome è Luca Zantomio e frequento appunto la magistrale di scienze dello spettacolo e produzione multimediale al secondo anno. E ho scelto questa magistrale dopo aver frequentato il DAMS sempre a Padova, appunto specializzandomi in studi di cinema, ma anche appunto di storia dell'arte, studi sull'immagine in generale, fotografica, eccetera. E la magistrale appunto ho scelta per approfondire gli aspetti più complessi, più specifici degli studi cinematografici, ma ho scoperto tra le possibilità più stimolanti offerte dalla magistrale appunto quello che è il dialogo, di cui si è già accennato, con altre forme delle arti come la performance, il teatro, la letteratura, la musica, attraverso i singoli corsi, appunto un percorso interdisciplinare, ma anche attraverso innumerevoli convegni, seminari, incontri con professionisti, artisti e registi che comunicano con i professori regolarmente e anche appunto intervengono favorevolmente con gli studenti. E non solo appunto però le arti, ma anche altri ambiti della cultura che ritengo importanti e sono affrontati in diversi corsi appunto come storia delle donne o appunto durante i convegni sono appunto le prospettive di genere, gli studi, le prospettive postcoloniali, la cultura visuale, tutti gli altri elementi del pensiero che permettono appunto anche di arricchire quelle che sono le possibilità nel contesto delle arti, appunto nel contestualizzare come nascono e in dove nascono le opere d'arte, gli studi di cinema, insomma in un determinato contesto. E spero la mia esperienza vi sia stata utile e lascio la parola alla professoressa Salvatore per l'ambito cinema. Buongiorno a tutti, sono Rosa Maria Salvatore, insegno cinema e psicoanalisi alla laurea magistrale di scienze dello spettacolo e produzione multimediale. Proprio nel solco di quanto è già stato detto sulla ibridazione fra le varie forme artistiche, ricordo che il cinema è stata la forma espressiva che è stata richiamata, che è stata chiamata appunto cinema impuro perché teneva al proprio interno tutte le altre forme espressive, dall'arte alla letteratura, al teatro, in qualche maniera aveva assorbito questa arte che arrivò per ultima, assorbì appunto le lezioni delle altre arti. E proprio su questo punto vorrei soffermarmi, soprattutto sottolineando alcuni aspetti dell'ambito appunto che riguarda non solo il cinema ma anche la fotografia, la televisione e la multimedialità, che è l'ambito del settore disciplinare che prima ha indicato la presidente di corso, ovvero l'Art 06. Allora, in questo brevissimo percorso all'interno degli insegnamenti segnalo che alcuni insegnamenti sono in qualche si legano, diciamo, a una solidità teorica di impianto storico come storia della sceneggiatura, storia della fotografia,
un attraversamento anche dei generi cinematografici, mentre altri insegnamenti sono legati soprattutto a, come l'insegnamento da me tenuto di cinema e psicanalisi, proprio a una riflessione che riguarda l'interazione fra le forme del pensiero contemporaneo, gli studi culturali e non ultima la multimedialità e gli sviluppi che la multimedialità ha avuto negli ultimi anni. Ma appunto in questo percorso mi piace sottolineare, per esempio, proprio nell'ambito degli studi culturali, dei cultural visual, che è una nuova tendenza, l'insegnamento di fotogiornalismo e cultura visuale, che è un insegnamento che apre a prospettive più ampie a cui sulla cultura visuale, aprendo appunto a una dimensione che non sia ascrivibile soltanto a una espressione artistica, ma che riflette proprio sulla dimensione visiva così presente anche nella nostra società e con particolare riferimento al fotogiornalismo, ma anche digital cinema e videomaking, musica negli audiovisivi. Musica negli audiovisivi è proprio l'emblema del confronto fra espressioni artistiche diverse, forme della narrazione seriale, tenuto dalla professoressa Farah Polato, che interverrà a breve su Stacio e Tirocini e altre attività, ma anche didattica dell'audiovisivo e del multimediale, che dall'occasione di acquisire una formazione più solida qualora si volesse partecipare agli esami di abilitazione per l'insegnamento di didattica dell'audiovisivo nelle scuole, ma anche per la formazione di insegnanti o anche di persone che sono interessate alla formazione della trasmissione didattica e quindi anche a progetti legati all'insegnamento, alla trasmissione appunto della teoria dell'audiovisivo in vari contesti. Un'ultima parola sull'insegnamento di videogiochi, a cui è stato fatto più volte riferimento fin dall'inizio da Virginia e poi anche da Guido. Ecco, rispetto a questo insegnamento è stato scelto dalla presidente di corso un docente che appartiene al settore DL Art 06, e su questo abbiamo convenuto tutti, un docente molto bravo a mio parere, scusate se in qualche maniera lo sottolineo, perché molto spesso questo insegnamento è tenuto da ingegneri molto bravi, sicuramente molto competenti, ma che sono più orientati appunto alla costruzione, a tutti quella dimensione di numerica, di calcoli, di più sul versante delle scienze, che non sulla riflessione appunto anche dell'ibridazione presente all'interno dei videogiochi. Se dicevo il cinema al suo fondamento è un'arte che ha in sé l'ibridazione, se voi pensate ai videogiochi di oggi, molto spesso sono presenti all'interno dei videogiochi o citazioni cinematografiche o pittoriche o anche architettoniche. E quindi insomma ci abbiamo tenuto a dare questo insegnamento a un docente in grado di fare questi passaggi, di proporre riflessioni anche su questi passaggi, oltre che sulla costruzione del videogioco. Vi lascio con un'ultima interrogazione sulle vostre passioni. Studiare, attraversare delle conoscenze, la conoscenza, guardate che può essere anche un percorso di passione, non nel senso della passione di Cristo, ma nell'attivare un desiderio, un'apertura mentale, culturale, che è sempre di più appiattita su slogan, su etichette. Invece attraversare dei corsi che danno una solidità teorica, affiancati naturalmente da tutti i laboratori che abbiamo, vi assicuro che può produrre gioia, passione, scoperta, senso della scoperta, del piacere della scoperta. Lascio adesso la parola ad Alessandro Manaigo,
che lascio la parola a lui. Lui si è iscritto il primo anno in cui è stato fondato questo corso di laurea. Prego, Alessandro. E poi interverrà, dopo Alessandro, interverrà la presidente di corso di laurea, ma nel ruolo di docente del settore di musica. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Mi sentite? Sì. Sì, sono Alessandro Maneigo, mi occupo di videomaking da 14 anni a questa parte. Sono di Cortina e mi occupo principalmente di promozione turistica, ma anche documentari, programmi TV e molte altre cose. E sono uno dei primi laureati di questo corso magistrale che ho trovato assolutamente molto piacevole e formativo. Soprattutto la multidisciplinarità di questo corso di laurea mi è servita per crearmi una preparazione teorica e culturale che ritengo utilissima ancora oggi, dopo così tanti anni, per quello che faccio, che mi è servita per avere una visione differente, credo, e un'apertura mentale assolutamente fondamentale per quello che faccio. E ho letto il piano didattico di questo nuovo corso, abbastanza differente da quello che ho fatto io, è decisamente più evoluto, molto interessante. Potessi, tornerei a iscrivermi, lo farei subito. L'ho trovato molto piacevole proprio l'humus culturale in cui ho vissuto in quegli anni e che mi ha portato comunque a sviluppare altre passioni anche relative alla fotografia fine art. Compongo musiche, perciò credo di essere un buon figlio di questo percorso universitario e decisamente lo consiglio. Anche la città di Padova l'ho trovata molto piacevole, molto vivibile, quindi non posso che parlare bene di questo corso e dico che si può fare, si può aprire una partita IVA e lavorarci, soprattutto in un mondo dove il mondo video è decisamente in evoluzione. Si può trovare lavoro con questa laurea, questo volevo dire, ci tenevo. Grazie a tutti. Bene, grazie Alessandro Managlio di questa preziosa testimonianza. E lascerei però, prima di intervenire io, appunto, lascerei la parola alla collega Cristina Grazioli, perché poi appunto ha un impegno accademico e quindi dovrà assentarsi per un po', ma ci terrei invece che presentasse con tutto agio il settore di teatro. Quindi prego Cristina, a te la parola. Grazie e buongiorno a tutte e a tutti. Io appunto cerco di sintetizzare l'ambito cosiddetto teatro, che vuol dire arti performative, che vuol dire tante cose diverse. Sentirete ripetere in qualche modo delle cose che avete già sentito fino ad ora, non ci siamo accordati, ma credo sia il segno anche di una convergenza e di un procedere condiviso e comune, non tanto nello specifico delle singole discipline che ognuno di noi tiene insomma, ad affrontare. Appunto, in modo molto analitico e peculiare, come deve essere, ma nel desiderio sempre di un confronto, di un dialogo appunto tra le varie discipline. Dal punto di vista delle discipline di cosiddetti studi teatrali, questa è la dizione, la definizione classica del nostro ambito di ricerca e di insegnamento, ci tengo a ricordare che Padova ha ospitato una delle primissime cattedre di storia del teatro e dello spettacolo in Italia alla fine degli anni 50 e che ha dunque una solidità di studi di tradizione anche sul versante, soprattutto sul versante storico, critico e teorico. Nel corso del tempo, necessariamente a questo versante, a questa tradizione, che è un patrimonio per noi importante che difendiamo, si è accostata appunto un'apertura al contemporaneo, soprattutto agli aspetti anche della prassi scenica, e dunque ogni insegnamento è avvicinato e proposto secondo questa doppia ottica, appunto quella della teoria e della prassi, se vogliamo, per semplificare, poi magari potremo tornare brevemente su questo, che è un elemento già sottolineato da colleghe e colleghi. Enumero molto velocemente, per forza di cose, gli insegnamenti, anche per darvi un'idea concreta di che cosa potrete studiare all'interno del corso magistrale in scienze dello spettacolo, nell'ambito appunto delle discipline prettamente teatrali o discipline dello spettacolo. La storia del teatro greco antico, del teatro antico greco e latino, la storia della letteratura teatrale medievale e rinascimentale, la filologia dei testi teatrali, i linguaggi del teatro europeo, e sono tutti insegnamenti che necessariamente
tengono in grande considerazione anche la drammaturgia, quindi il testo, ma sempre, lo sottolineo dal punto di vista della prospettiva scenica e performativa, che è la peculiarità della nostra materia. Ci sono poi degli insegnamenti che tengo a sottolineare, così come ha fatto il collega Guido Bartorelli, che sono veramente scarsamente presenti, quando non inesistenti, nell'offerta didattica degli Atenei italiani, e in particolare sono storia della danza e la storia e l'estetica della luce in scena, che io stessa insegno. E quindi qui a maggior ragione anche l'interazione, il dialogo con il versante della prassi e della scena è molto forte. Un insegnamento che nel titolo riassume un po' tante cose che avete sentito è proprio quello che si intitola multimedialità nelle arti performative, e dunque costitutivamente, anche qui tengo a ricordare che il teatro è costitutivamente una pluralità di linguaggi da sempre, in tutte le epoche, sin dalle origini, ma naturalmente nel paesaggio contemporaneo, e già a partire dal Novecento, questo aspetto multimediale e interdisciplinare si è molto accentuato e ha offerto casi anche di studi e di pratiche differenti. In questa estrema sintesi sottolineo il fatto che tutti gli insegnamenti vengono accostati appunto non solo dai laboratori di cui si parlerà dopo, ma che questa attenzione proprio alla prassi artistica, alla prassi scenica nel nostro caso, viene incarnata, esplicitata anche dal fatto che ci siano sempre molte presenze di artisti, di registi, di attori, di scenografi, di creatori di luci all'interno delle attività integranti i nostri corsi. Ritorno su questa multimedialità delle arti performative perché è quell'ambito che, come state capendo, sentendo, costituisce anche uno degli sbocchi possibili di questo corso di studi. E in questo senso io darei già la parola al nostro ospite, che è Gabriele Smiriglia, che è stato un nostro studente molti anni fa e che insomma è un esempio, posso dire, anche lusinghiero per noi, di un approdo professionale veramente prestigioso, non in Italia in questo caso, in Francia, ma ve ne parlerà forse lui, lavora tra le altre cose per il Théâtre du Vieux Colombier e della Comédie Française, quindi due istituzioni importantissime, e vi racconterà lui però subito che cosa fa o che cosa può dirvi, può raccontarvi in un minuto di questa sua esperienza e di questo suo percorso formativo. Riprenderò poi la parola un minuto al termine del suo intervento. Grazie Gabriele. Salve, appunto mi chiamo Gabriele Smiriglia e effettivamente oggi mi occupo di creazione luce e creazione video. Lavoro a Parigi, alla Comédie Française, ma anche per altre istituzioni e compagnie. E effettivamente cosa dire in particolare? Che credo che il corso di laurea magistrale mi abbia dato la possibilità di avere il rapporto diretto già con i professori, con professori che sono anche artisti, vorrei sottolinearlo questo perché è molto importante, come per esempio Michele Zambin. E quindi già per quanto mi riguardava avevo questa passione verso l'arte multimediale, quindi luce, video, ma è stato grazie a questi incontri che mi hanno dato quindi gli strumenti per poter quindi approdare al mondo del lavoro. Quindi questo qua è stato un po' in breve il mio iter e dopo anche la possibilità di aver avuto una borsa Erasmus, di essere andato a Parigi e cominciare a cercare quindi uno stage. Quindi gli stage sono molto importanti ed è importante in qualche modo avere anche un'istituzione come quella dell'università che ci supporta per avere accesso a grandi luoghi, quindi come strutture come la Comédie Française. Quindi questo qua in breve è stato un po' il mio percorso, ma sottolineo che tutti gli interventi che vengono fatti durante i corsi non sono soltanto didattici, ma sono anche frutto di esperienze di artisti. Ecco. Grazie. Grazie a voi. Grazie mille. Quindi torniamo a ribadire questo doppio binario che interagisce in tutti i nostri corsi, che è quello, potremmo dire, tra il patrimonio della storia, dello studio, la consapevolezza, insomma, di quel che ci ha preceduti e la rivitalizzazione di tutto questo anche nelle pratiche artistiche.
Grazie e io do la parola a Virginia Scapolo che ha il compito, la ringrazio, di raccogliere appunto eventuali domande o richieste di chiarimenti. Grazie. Professoressa Paola Dessì, come aveva anticipato invece Rosa Maria Salvatore, che in questo caso interviene illustrando la parte che riguarda le discipline musicologiche. Grazie, scusa. Perfetto, grazie Cristina, non ti preoccupare. Sì, appunto, parlo appunto in questa altra veste, quindi di docente di musicologia, nello specifico appunto io insegno storiografia della musica, quindi diciamo con me vi occuperete, cercheremo di vedere insieme cosa significa fare storia della musica e soprattutto vedremo come il significato di fare storia della musica sia mutuato nei secoli. Diciamo che il percorso di magistrale, appunto, come vi dicevo dall'inizio, vi permette appunto di fare anche proprio un percorso secco, quindi evidentemente anche se volete vi permette di condurre un solido percorso specialistico in discipline musicologiche in una maniera però piuttosto direi non perfettamente tradizionale, ma assolutamente aperta a prospettive nuove che oggi sono, come dire, imprescindibili per lo studio della musica. Proprio a partire, vi dicevo, dal cosa significa fare storia della musica, significa oggi anche occuparsi proprio di cultural history of music, quindi con una prospettiva antropologica che si avvicina alla musica intesa come eredità culturale, quindi come bene culturale, che significa acquisire un ampliamento proprio degli orizzonti che non sono più solo quelli europei, ma che guardano anche all'altra musica, quindi un patrimonio musicale e culturale oggetto di studio di diversi insegnamenti e in particolar modo dell'insegnamento per esempio di etnomusicologia. Il percorso musicologico inoltre vi permetterà di studiare le fonti per la storia della musica, vi formerà quindi perché possiate acquisire anche delle conoscenze specialistiche che vi permetteranno di svolgere delle analisi delle forme musicali e delle tecniche compositive, qui sto enunciando di volta in volta i nomi degli insegnamenti presenti nell'offerta formativa, e vi darà appunto anche gli strumenti per condurre degli studi proprio direttamente sulle partiture del repertorio d'arte occidentale grazie per esempio all'insegnamento di musicologia applicata. Mi fa piacere segnalarvi che da quest'anno l'offerta si è arricchita con l'insegnamento di comunicazione musicale, che quindi vi avvicinerà ai linguaggi della musica nei suoi generi diversi, intendendo quindi la musica come una forma di comunicazione, quindi ne indagherà i vari aspetti e anche proprio le strategie di comunicazione sottese proprio ai linguaggi musicali, perché non dobbiamo più parlare di linguaggio musicale assoluto, ma di linguaggi musicali, perché appunto la musica, le musiche sono tante, di tante tradizioni diverse, ed è quindi giusto avvicinarsi a tutte con, diciamo, strumenti diversi, ma con direi quasi il medesimo rispetto, no? Perché comunque ci occupiamo sempre di linguaggi. Questo diciamo un po' per quanto riguarda un approccio che vuole essere settoriale e disciplinare, ma chiaramente anche il percorso musicologico rientra in questa visione interdisciplinare, quindi guarda assolutamente anche alle altre discipline, vuole dialogare con le altre discipline di arte, di cinema e di teatro presenti nel corso di laurea. È stato già citato per esempio l'insegnamento di musica negli audiovisivi, che si lega chiaramente strettamente alla musica per film, alla presenza della musica in tutti i prodotti audiovisivi, compresi i videogiochi, dei quali appunto abbiamo già più volte citato. Quindi parliamo certamente, la collega ha parlato prima di ibridazione delle arti, ebbene è sempre più necessario avvicinarsi agli studi musicologici, sia perché magari uno ha un interesse specifico musicologico, ma anche proprio è necessario avvicinarsi alla musica e agli studi musicologici proprio per un completamento della formazione negli altri settori delle arti, dell'arte, del cinema, del teatro.
teatro, ribadisco, delle arti performative. Quindi pensate al ruolo svolto dalla musica nel cinema, ma anche appunto negli spettacoli teatrali, nelle installazioni artistiche, che ormai non prescindono mai da un coinvolgimento del senso dell'udito. Abbiamo parlato di una cultura visuale, quindi di una cultura delle immagini, ebbene, ma c'è anche una cultura uditiva, una cultura della sonorità che ci viene proprio dal vivere immersi in un paesaggio sonoro di cui dobbiamo avere una percezione cosciente. Ecco, quindi diciamo dobbiamo essere aperti alle sollecitazioni che vengono in genere dalla musica in senso lato, in senso ampio. Questo diciamo è uno degli elementi che cerco di trasmettere principalmente ai miei studenti, ed è proprio per questo che mi fa piacere che sia qui con noi oggi la studentessa Serena Tronto, appunto, e che vi porterà un po' una sua testimonianza, ecco, di questa apertura e questa prospettiva anche antropologica, appunto, degli studi musicali. Prego, Serena. Sì, buongiorno, sono Serena Tronto. Quando ho iniziato questa magistrale, ammetto che è successo un po' per caso. Venivo da una triennale in un'altra università, che però, per quanto riguardava invece il programma per la magistrale, non mi stimolava molto. Ho iniziato guardando da Padova perché, diciamo, per ragioni personali, e poi mi sono fermata proprio per questa offerta formativa molto ampia e variegata, che mi sembrava molto adatta per la mia situazione, in quanto non avevo ancora ben chiaro dove focalizzare i miei interessi e il mio studio. Quando sono arrivata, quello che ho trovato nei corsi non sono stati soltanto le materie, gli argomenti trattati, ma soprattutto le modalità con cui questi argomenti sono stati trattati, delle modalità appunto utilizzate dagli insegnanti nella loro didattica, ma anche che gli insegnanti consigliavano a noi studenti, come dei punti di vista che ci consigliavano di utilizzare per analizzare le materie, per studiare per le materie, e anche che poi appunto potevano essere sfruttati nei nostri interessi. Adesso sono a pochi esami dalla laurea, sto preparando la mia tesi che analizzerà il rapporto tra musica pop contemporanea e categorie marginalizzate della società in un'ottica di genere, quindi prestando particolare attenzione alla componente femminile e alla comunità LGBTQIAP. E questo è molto interessante perché è nato appunto l'idea per questa tesi è nata da un lavoro individuale per un esame per il corso appunto della professoressa Dessì, che ha trattato tutt'altri argomenti, tutt'altri periodi, ma proprio per queste sue metodologie che mi hanno appassionata, che mi hanno stimolata, mi ha spinto, ecco, a focalizzare le mie attenzioni e ad utilizzare queste metodologie per gli argomenti che interessavano a me. Quindi sicuramente c'è spazio anche per i vostri interessi, per le vostre passioni, e anche se si parla di Mozart, di Beethoven o delle polifonie del 400, non c'è problema, c'è spazio anche per le vostre pop star preferite, per gli artisti attuali. Quindi è veramente, secondo me, una formazione molto stimolante e soprattutto che potete adattare ai vostri interessi e ai vostri bisogni, ecco. Bene, grazie mille Serena per questa tua testimonianza. Non aggiungo assolutamente altro a quanto da te detto e proseguirei appunto nella presentazione del nostro corso, lasciando la parola adesso sì a Virginia per sapere se ci sono delle domande. Virginia, prego. Allora, al momento non mi risulta, non ne vedo in chat, però colgo allora questa occasione per appunto incoraggiare i nostri ospiti a scrivere su qualsiasi cosa, se in caso vogliate degli approfondimenti anche su un corso specifico, sono sicura che i nostri docenti saranno più che felici di rispondere, anche noi studenti, magari qualcuno che frequenta in questo momento. E però c'è ancora qualcosa casomai da approfondire, quindi se va bene io passo la parola alla professoressa Farah Polato, che parlerà un po' degli stage e dei laboratori appunto offerti dal nostro corso di studi, così magari anche questo è un argomento che di solito interessa molto gli studenti. Buongiorno a tutte e a tutti, io per l'appunto sono Farah Polato, alla magistrale insegno forme della narrazione seriale nei media, ma come è stato anticipato in questo caso sono qui come referente stage e più in generale di tutte quelle attività che servono di raccordo al mondo del lavoro. Sono evidentemente attività strategiche per le professionalità a cui aspirate
e sono anche attività, almeno nominalmente, che voi avete incontrato alla triennale. Allora potremmo chiederci che cosa cambia, no, in questo ambito tra le altre attività della triennale e le altre attività, gli stage della magistrale. Beh, credo che chi mi ha preceduto, le testimonianze che mi hanno preceduto, l'abbiano messo ben in chiaro. A me piace usare l'immagine della palestra per questo settore di formazione, cioè uno spazio in cui, se alla triennale ci si avvicinava per capire bene di che spazio si trattasse, adesso è diventato il vostro spazio di gioco, in cui voi potete giocare come protagonisti, costruire il vostro stile di gioco e noi lavoriamo come coach. Chi sono i noi in questione? Beh, in parte è già emerso, ma è bene ripeterlo. Allora, sono io come referente, evidentemente, l'ufficio Stage Career Service, che presenta e ha sviluppato sempre più negli anni degli strumenti molto utili per presentarsi nel mondo del lavoro in Italia e all'estero, il progetto Erasmus, Smiriglia, che ci ha preceduto, ha già insomma indicato come sia stato fondamentale nel suo percorso il servizio Erasmus, le offerte e le proposte dell'Erasmus, ma più in generale tutti i docenti dei corsi con cui potete e vorrei dire dovete relazionarvi per capire come muovervi e come sfruttare lo spazio di gioco, per l'appunto. Detto questo, proviamo anche a dire qualcosa in più nello specifico. Spazio di gioco in cui rendere attive le conoscenze e le competenze che avete acquisito. Ancora una volta le testimonianze che mi hanno preceduto hanno indicato l'orizzonte. Chi ha parlato di una professionalità di lungo termine, 14 anni, in cui evidentemente i panorami sono cambiati e solo con delle conoscenze solide si può di volta in volta adattare la propria professionalità al contesto reale. Ma pensiamo ai nostri giorni. Una pandemia ha stravolto tutti i parametri di orientamento. Pensate ai professionisti e alle professioniste del mondo dello spettacolo che non solo hanno dovuto modificare i modi, no, di fare spettacolo, ma anche hanno potuto ripensare alle estetiche delle loro forme espressive. Quindi a partire da solide conoscenze teoriche e esperienze pratiche, hanno avuto modo di fare di quello che era un ostacolo una sfida che può anche fare avanzare, abbiamo già visto delle esperienze molto significative al riguardo, il proprio campo espressivo. Quindi una palestra in cui non ci sono ostacoli, ci sono sfide da vincere. E noi, come dicevo prima, siamo attorno per aiutarvi in questa sfida. Le altre stage e altre attività formative. Ecco, diciamo stage, ne parleremo tra poco, altre attività formative. Le ripartirei in due blocchi, i laboratori e quelli che io chiamo i focus. I laboratori, la magistrale presenta degli insegnamenti in cui i docenti sono esperti o professionisti. I laboratori quindi offrono l'occasione, anche rispetto alla triennale, di uno spazio in cui le attività dell'insegnamento trovano una cornice maggiormente operativa, maggiormente pratica. Si è conclusa da poco un laboratorio straordinario della collega Grazioli con Pasquale Mari. Io ho visto le immagini, purtroppo non ho potuto andarci perché in questi casi ritorno studentessa, ma ho visto le immagini. E poi eventualmente Cristina Grazioli potrà raccontarci di questo, di questa occasione. E poi ci sono i focus. Cosa sono i focus? Ne ha parlato anche Gabriele Smiriglia prima. I focus sono veramente legati all'ora, all'adesso. Cioè sono approfondimenti che molto spesso prendono il via da una situazione concreta. Le estetiche della pandemia, per esempio, potrebbe essere. Noi abbiamo fatto un laboratorio sui suoni della pandemia. Quindi i focus sono momenti di incontri che nascono proprio dall'adesso.
cogliere l'attimo, potremmo dirci, ma cogliere l'attimo in una prospettiva di costruzione. E infine ci sono gli stage, che appunto in cui siete davvero protagonisti nella scelta che noi vi spingiamo a svolgere. Guardatevi attorno, pensate a quali sono gli ambienti che maggiormente rispondono alle vostre aspirazioni e mettetevi in gioco, sapendo che una professionalità però è fatta di tanti elementi: conoscenze, competenze, ma anche atteggiamenti relazionali, saper negoziare fra propositività, inventiva, ma anche capacità di team working e di problem solving. Tra poco avremo una testimonianza di Isaia Boscato, che è riuscito proprio all'interno di uno stage svolto all'interno del percorso di laurea, studente mille una lode, a inventare una proposta che noi abbiamo accolto con grande entusiasmo e che si inserisce perfettamente nel suo percorso di studio. Quindi io chiudo ribadendo: c'è uno spazio di gioco, siate protagonisti, e in questo senso do senz'altro la parola ad Alessandro Faccioli, che vi parlerà appunto dell'Erasmus, di cui abbiamo già capito tutta l'importanza. Alessandro. Ecco, scusate, mi inserisco un attimo, perché siccome appunto Isaia Boscato, lo studente che hai nominato, è arrivato. Benissimo. Sì. Allora questo punto coglierei l'occasione per unire subito la sua testimonianza. Quindi Isaia Boscato è un nostro laureando col professor Melanco, no? Se giusto, quindi esatto. Bene, ringrazio anzi anche il professore, perché vedo che è collegato qui con noi, mi fa molto piacere. Isaia, le lascio la parola, così può presentare il suo progetto. Mm-hmm. Buongiorno a tutti, io sono Isaia Boscato. Sono appunto un laureando, a breve spero, anche se in realtà un paio di esami mi mancano ancora per la precisione. E, io sono entrato, diciamo, all'interno dei vari progetti di stage attraverso il progetto Mille Una Lode, secondo cui si poteva scegliere tra diverse opzioni per questa borsa di studio, diciamo così. E, io appunto ho scelto l'opzione di inserirmi in una collaborazione con l'Università di Padova, e mi è stato chiesto dalla professoressa Dessì cosa volessi effettivamente fare all'interno di questa collaborazione, e poi sondando l'opinione dei miei compagni e pensando anche a cosa io avrei voluto da studente entrante nel corso di laurea, e ho avuto questa idea, diciamo, iniziato questo progetto per creare delle video presentazioni dei singoli corsi, quindi ogni professore farà la propria video presentazione molto breve, nel senso che sarà contenuta tra 1, 2, 3 minuti, quindi qualcosa di veloce, di agevole, di chiaro e semplice, che possa presentare i contenuti del corso. E visto che il nostro corso appunto si tratta della produzione multimediale, l'idea è che sia un prodotto multimediale a tutti gli effetti. Quindi quello che ho iniziato a fare appunto proprio in questi giorni è quello di contattare i vari professori, dare le indicazioni per creare questi video in maniera più omogenea possibile, in modo che poi siano chiari anche per i nuovi studenti, e poi li monterò con possibilmente anche la possibilità, insomma, di aggiungere parole chiave, concetti che accompagnano anche visivamente e non solo a livello uditivo, in maniera che appunto la presentazione sia poi più chiara, che verrà poi inserita già dall'anno prossimo, anzi non dall'anno prossimo, ma appunto da adesso sostanzialmente, da quando saranno disponibili i corsi per l'anno 2021-2022. Grazie Isaia, io sottolineo il fatto che appunto è stata una proposta di Isaia che poi ha seguito anche tutta la fase progettuale, e quindi, come dicevo prima, anche all'interno di una cornice che poteva sembrare, rispetto ad altre, rispetto insomma alla Comédie Française, mi viene da dire, meno entusiasmante, però ha saputo creare lo spazio per la propria formazione, per la propria, come dire, per far pratica nell'ambito della propria professionalità. Allora ridò. Ecco, possiamo a questo punto, visto che parliamo degli studenti in Mille Una Lode, ricordare, no, che anche Virginia, se vuoi dire qualcosa, anche su fatto, anche lei, no, sta facendo un progetto per i Mille Una Lode.
Non so se, ecco. Sì, sì. Anche io mi sto dedicando alla realizzazione di alcuni video che illustrino in maniera chiara e diretta alcuni, soprattutto quanto concerne gli stage, appunto, i laboratori, che magari a volte possono essere appunto un po' difficili da navigare, perlomeno a primo impatto, tra i vari siti, le varie pagine Moodle e anche, insomma, la prospettiva di doverli cercare, di doversi orientare e capire chi è il referente, chi può seguirci in questi percorsi. Ecco, al momento questo tipo di informazioni è presente comunque sulle pagine dell'università in forma comunque scritta, però stiamo cercando di dargli un tipo di forma diversa, video più agevole, anche questi, insomma, formati agili, non pesanti. E insomma siamo in lavorazione anche per fare questo lavoro, un passo alla volta. Sì, una sfida con le forme della comunicazione che evidentemente non servono solo all'interno del corso magistrale, ma poi serviranno, qualora Virginia voglia cimentarsi in questo campo, anche in altri contesti professionali, comunicativi e dello spettacolo. E finalmente posso passare la parola ad Alessandro Faccioli per il progetto Erasmus. Sì, buongiorno a tutti. Io insegno film genre in questa magistrale, sono il referente Erasmus, come vi è stato detto, sia per DAMS che per il nostro corso superiore. E sull'importanza di fare questa esperienza non mi dilungo troppo, voi avete già affrontato un corso triennale in cui queste cose vi sono state già dette dal sottoscritto, ma avete ricevuto numerosi stimoli sentendo le esperienze di vostri amici, di vostri colleghi, ma facendola anche in proprio. Intanto io ricordo subito che si può partire con Erasmus+, sia in entrambi i corsi, a entrambi i livelli, quindi potete ripetere l'esperienza secondo modalità che potrete leggere nel bando. Io rimango a disposizione per ogni informazione, perché so che non devo convincere voi come uno studente che entra per la prima volta nei nostri corsi, su quello che vi dà un'esperienza all'estero. Vi ricordo però che sono referente in particolare, come alcuni colleghi che sono collegati, tra questi vedo ad esempio Cristina Grazioli e qualcun altro che ha proprio flussi. Io gestisco direttamente quelli di Liegi, di Amsterdam, di Barcellona, di Parigi, di Trevi in Germania, quindi quattro lingue differenti. In Olanda le lezioni sono tenute in inglese. E non si sono fermate le progettazioni di rapporti internazionali, di scambi Erasmus+, e altri progetti correlati con l'emergenza pandemica. Siamo andati avanti, abbiamo programmato e per la verità non troppi studenti hanno rinunciato, hanno cercato di partire ugualmente, noi pensiamo sempre in positivo e quindi i bandi sono usciti. Ora ricordo a voi che dovete compiere anche delle scelte in merito alla vostra iscrizione per l'anno prossimo, che è aperto il secondo bando per le esperienze 21-22 Erasmus. Quindi, senza dilungarmi troppo, ma riprendendo ad esempio le parole di un vostro collega, se non ricordo male era Smiriglia, giusto? Che prima ha fatto presente, è un caso concreto, io ho ascoltato con attenzione, ma potrei portarmene numerosi altri di professionisti, di persone che lavorano a tempo pieno, a tempo parziale, nel mondo della comunicazione, della cultura, dello spettacolo, e che hanno qualcosa da dire sull'importanza di una formazione all'estero. Io stesso sono stato uno, in tempi giurassici, un pioniere di questa esperienza, questo mi ha portato verso sì, l'insegnamento, ma tanti altri colleghi, amici, studenti che ho conosciuto, hanno beneficato di questa apertura mentale, di questa possibilità di confronto, e hanno preso anche strade che non avrebbero mai immaginato di prendere. Quindi il mio invito è: guardate l'elenco dei flussi che trovate facilmente nella pagina dedicata all'internazionalizzazione del nostro Ateneo per il progetto Erasmus+ in particolare, ma non solo, e se vi posso essere utile sono a vostra disposizione. Non abbiate paura, non fatevi frenare da nulla, assolutamente. Bene, io adesso credo di dover cedere la parola alla nostra tutor, vero Presidente? Sì,
sì, adesso cogliamo l'occasione, scusate, cogliamo l'occasione per presentare comunque quelli che sono i servizi anche agli studenti tenuti dai loro colleghi, quindi sia il servizio di tutorato che il servizio di rappresentanza studentesca. Quindi prima diamo la parola appunto ad Aurora Battistella per il servizio tutor e poi a Simone Sardena per quanto riguarda la rappresentanza studentesca. Prego Aurora, grazie. Grazie professoressa, buongiorno a tutte e tutti. Io sono Aurora Battistella e sono tutor junior del Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova. Come per tutti i corsi di laurea dell'Ateneo, anche il corso di laurea magistrale in Scienze dello Spettacolo e della Produzione Multimediale offre agli studenti la possibilità durante il proprio percorso di studi di rivolgersi alle figure di noi tutor junior. E nello specifico, considerata l'articolazione del corso di laurea, che racchiude insieme discipline diverse che afferiscono ad aree dello spettacolo diverse come cinema, musica, teatro e arte, il nostro ruolo è quello di supportare gli studenti nel loro cammino universitario, offrendo un aiuto concreto per qualunque problematica o dubbio possano incontrare durante il loro percorso. E tramite email, Skype, Zoom e ricevimenti in presenza, forniamo informazioni e aiutiamo nella mediazione didattica tra studenti, segreterie e professori. L'aiuto che il tutor junior può fornire va dalle principali questioni burocratiche ed organizzative, come la compilazione del piano di studio, i bandi, la frequenza dei corsi e il sostenimento degli esami, a quelle specifiche del corso di laurea, con un sostegno mirato, ad esempio, per tutto ciò che concerne l'apparato laboratoriale di stage e tirocini che ha spiegato la professoressa Polato, che è una parte fondamentale dell'offerta formativa che il corso propone. Chi volesse un confronto sulla scelta della laurea magistrale in scienze dello spettacolo e produzione multimediale o volesse chiarire qualche dubbio può contattarci assolutamente senza problemi scrivendo alla mail tutorjunior.lettere@unipd.it o ai nostri ricevimenti telematici. Adesso vi giro nella chat il link alla pagina Moodle del tutorato, dove trovate, oltre a me come tutor disponibile per Scienze dello Spettacolo, anche la mia collega Maddalena Genta Civiero. Quindi rimaniamo a disposizione, contattateci pure e adesso lascio la parola a Simone Sardena che parlerà della rappresentanza studentesca. Buongiorno, grazie mille. Mi ricollego ad Aurora e mi permetto di fare forse due interventi fuori programma per avvalorare forse la scelta di alcune situazioni che riguardano magari il percorso. Intanto mille una lode, sono anche vincitore di borsa e devo dire assolutamente ragazzi impegnatevi perché vi dà la possibilità di fare di più e chi fa di più poi riceverà di più, quindi a maggior ragione vi posso assicurare che è un buono strumento per aiutarvi in un futuro. E per quanto riguarda invece l'Erasmus, mi faccio invece portatore dell'esperienza di ricordatevi che chi è in triennale ed è al terzo anno triennale, se poi saprà già di fare la magistrale, potrà fare poi la domanda per il primo anno di magistrale o secondo, insomma, a seconda dei propri programmi per l'Erasmus, quindi sicuramente per quanto riguarda l'Erasmus non fatevi frenare dal cambio di percorso, ecco. Chiudo gli interventi fuori programma per avvalorare insomma la situazione e comincio insomma con la mia presentazione in quanto rappresentante degli studenti, triennale DAMS e magistrale che si sta presentando. E vi rinnovo la nostra personale messa a disposizione nel dare una mano per quanto riguarda la messa a contatto con il corpo docenti. È fondamentale e essendo un servizio che gli stessi studenti mettono a disposizione per gli studenti stessi, per noi è molto importante il confronto e la messa appunto a disposizione per rispondere a domande, dare consigli come appunto
ho fatto all'inizio dell'intervento. Raccogliamo idee, proposte e contribuiamo appunto al miglioramento della didattica e dei servizi in collaborazione con i professori. Come già i professori sanno, come hanno già avuto occasione, io sono studente DAMS e in particolare per il DAMS, ma poi comunque anche per la magistrale, abbiamo avuto molti confronti e la possibilità di un dialogo aperto, sereno e nel quale siamo riusciti a gestire situazioni problematiche appunto che si sono presentate in pandemia e ma non solo, chiaramente anche in passato, in situazioni, per fortuna speriamo, potranno ritornare in situazioni normali. E poi chiaramente siamo in contatto con anche i tutor, quindi lavoriamo giustamente in un rapporto di reciproco scambio di informazioni e andiamo a completare quello che sono, insomma, a livello assistenziale, ecco, i nostri compagni per far passare, insomma, gli anni di laurea, gli anni universitari nel miglior modo possibile. Con questo concludo dicendo che se tanto mi dà tanto, se il percorso triennale che sto compiendo in al DAMS è un mondo sereno, un mondo in cui i professori sono disposti al dialogo, sicuramente anche la laurea magistrale in scienze dello spettacolo, sicuramente produzione multimediale, sarà sicuramente un ambiente ricco e capace di accogliervi nel migliore dei modi. Bene, grazie Aurora, grazie Simone anche per la presentazione appunto di questo dell'operato vostro e dei colleghi chiaramente che insieme a voi offrono sia il servizio di tutorato che il servizio di rappresentanza studentesca. Direi che diciamo abbiamo ormai tracciato nelle linee generali, anche direi specifiche in tutte le sue articolazioni, il corso di laurea e quindi a questo punto mi piacerebbe che poter rispondere non solo io ma insomma grazie anche agli interventi dei colleghi presenti e degli studenti anche presenti, poter rispondere alle domande. Vi dico appunto, rinnovo l'invito, scrivete in chat, adesso Virginia ci dirà se sono arrivate delle domande, altrimenti se preferite e volete potete accendere anche la vostra telecamera, chiedere la parola, insomma aprire il microfono e porgerci le domande anche in diretta. Non siate timidi, ma siamo qua, anzi ci fa piacere iniziare sin d'ora questo dialogo che poi se continuerete appunto, se sceglierete di studiare con noi, porteremo avanti appunto in questi anni. Mi fa piacere che lo stesso Simone, no, abbia ricordato questo dialogo costruttivo, no, questa volontà di ascolto reciproco, e questo credo sia uno veramente dei caratteri molto importanti del nostro corso. Sono anzi particolarmente contenta di questo dialogo e di questa apertura. Quindi a questo punto voglio passare la parola a voi che partecipate. Dici pure, Virginia. Allora, purtroppo ancora non mi risulta che ci siano domande in chat, però anch'io in prima persona comunque invito tutti quanti, dal momento che abbiamo anche una bella... Ecco, abbiamo rotto il ghiaccio. Riguardo all'ammissione, oltre il voto di laurea ci sono altri criteri? Chiede Natasha. Allora, dunque, il voto di laurea è uno dei parametri che deve essere preso in considerazione insieme al titolo di studio, però direi forse che qui mi sentirei di far rispondere la collega che si occupa poi in prima persona della valutazione dei titoli d'accesso. Non so se la professoressa Rosa Maria vuole rispondere lei, visto che è lei che si occupa di questo. Allora, intanto voi trovate le informazioni scritte nel regolamento didattico al punto 2, cioè i settori disciplinari che verranno, che sono importanti, che sono previsti per l'iscrizione alla magistrale. Tenete conto che la domanda si fa in rete. Voi dovete fare prima dovete leggere i settori disciplinari e magari se Paola manda il riferimento del regolamento nel piano didattico, quando voi andate sulla pagina
in rete e cliccate sul corso della laurea magistrale in scienze dello spettacolo, trovate tre voci enigmatiche. Una è il piano 1, poi c'è il piano 2 e il regolamento. Aprite il regolamento e criteri di accesso, trovate esattamente i settori disciplinari che vi consentono l'iscrizione alla magistrale. Tenete conto che fra i settori previsti è necessario avere almeno acquisito 12 crediti formativi in uno o in più settori, quali è le art 05, cioè teatro, e le art 06, cinema e le altre fotografia, televisione, multimedialità o musica. Allora, che cosa si fa? Come si procede? Intanto io vi consiglio di mandare a me intanto il piano didattico del corso di studi che avete frequentato, quindi gli insegnamenti che avete, gli esami degli insegnamenti che avete sostenuto con i settori scientifici di riferimento e la data è importante, non mi soffermo. Io faccio un primo controllo e vi rispondo e vi seguo, guardate, vi seguo veramente, vi prendo per mano e vi seguo. Ma voi dovrete fare la domanda in rete al servizio ufficiale, insomma, per la preimmatricolazione, una volta che avete fatto questa domanda e per la valutazione della vostra carriera. Vi verrà risposto, io analizzerò di nuovo la vostra carriera in una piattaforma apposita, vi verrà risposto. Allora, mettiamo il caso che voi non abbiate i settori disciplinari previsti. Non potete iscrivervi. Intanto da quest'anno, se voi nel vostro piano didattico avete magari non avete raggiunto il vostro base di laurea o non avete proprio tutti i settori, potete partecipare a un colloquio in cui una commissione verifica la vostra formazione. E poi l'altra possibilità è di conseguire quei crediti che non avete attraverso, per esempio, la possibilità di fare esami singoli. E in questo caso io vi chiederei di inviarmi al più presto questi materiali, qualora siate iscritti, quindi il vostro piano didattico, in maniera tale che, per esempio, possiate sostenere l'esame singolo anche a luglio, e così iscrivervi già da settembre-ottobre. Non so se sono stata chiara. Chiarissima, grazie. Mi inserisco solo per dire una cosa in modo tale che tu non sia sommersa dai piani di studio di tutti gli studenti. Questo invio, questa valutazione, riguarda solo gli studenti che non sono del DAMS. Cioè, certo, chi ha la laurea DAMS invece ha un accesso diciamo, diretto. L'unico vincolo è il voto minimo di laurea, che deve essere appunto 90 su 110. La valutazione invece deve essere fatta nel momento in cui il titolo di laurea che avete conseguito in triennale non è un DAMS. Allora, ecco, in quel caso inviate pure alla professoressa quello che è la vostra carriera, in modo tale che possa darvi quindi tutte le indicazioni del caso. Virginia, c'è arrivato qualche altra richiesta? Allora, intanto ribadisco che comunque ho inviato di nuovo l'avviso di ammissione in chat per quelli che magari non c'erano all'inizio dell'incontro, che ovviamente non visualizzano la chat precedente, quindi ora lo avete. E dunque, intanto Alfredo chiedeva entro quanto ci si deve iscrivere, ma questo penso che sia scritto comunque nell'avviso di ammissione. Comunque ricordatevi che per la magistrale il tempo, diciamo la scadenza, qui stiamo parlando di magistrale, è entro gennaio, no? Perché hanno la possibilità, giusto Rosamaria, ricordamelo anche tu, hanno la possibilità di acquisire i crediti mancanti utilizzando gli insegnamenti del primo semestre, no? Sì, Natasha, vorrei rispondere a Natasha. Come si fa a decidere se fare il colloquio con la commissione o seguire corsi singoli? Allora, Natasha, mi mandi il suo piano didattico.
se all'interno del piano degli esami che lei ha sostenuto c'è una prevalenza di formazione in ambiti vicini alle nostre, si passa al colloquio. Se invece a lei manca una formazione quell'ambito, allora dovrà fare l'esame singolo. Ma tutte queste questioni rimangono astratte, bisogna proprio verificare, abbia fiducia, mi mandi rosamaria.salvatore@unipd.it, ora lo scrivo nella chat, glielo scrivo nella chat, mi mandi il piano didattico del corso di laurea o dell'accademia da cui proviene o del conservatorio da cui proviene, che io verifico e le do consigli in merito. Un'ultima osservazione rispetto a quanto riccamente, in maniera molto ricca, è stato esposto dal mio collega Alessandro Faccioli rispetto all'Erasmus. Ricordo che l'Erasmus può essere anche un modo per affrontare argomenti di tesi, andare all'estero, affrontare argomenti di tesi dove questo paese dove decidete di andare magari ha una fondazione, ha degli archivi particolari per l'argomento di tesi che scegliete, e così potete usufruire di questo percorso Erasmus anche per costruire il vostro lavoro finale di tesi. E a me è accaduto di avere avuto un'allieva che si è laureata sul cinema di Cocteau, che appunto è stata a Parigi in Erasmus e ha usufruito di tutta una serie di servizi che in Italia non avrebbe avuto, ma perché ha scelto appunto di laurearsi su Jean Cocteau. Bene, grazie. Mi sembra, se non sbaglio, Virginia, c'era una domanda ancora da parte di Alfredo, mi sembra. Esattamente, che chiede se ci si può preiscrivere prima della laurea triennale. Certamente ci si può fare una preiscrizione, che poi un preimmatricolazione, sì, grazie. No, anzi, perché non se lo vuoi dire tu direttamente, no. Procedi. No, ho visto che avevi spento il video. No, lo dico solo perché in rete poi ci sono queste frasi e uno non si orienta. Come allegato 1 e allegato 2, cioè quando riuscirà a capire l'Ateneo che non necessariamente allegato 1 e allegato 2 è comprensibile per l'udienza, cioè faremo un passo, e che corrisponde l'allegato 2 al piano didattico, faremo un passo avanti nella comunicazione. Quindi loro si possono, anche se ancora non hanno conseguito il titolo, possono pre-immatricolarsi. L'importante è che conseguano il titolo chiaramente entro il termine ultimo, quindi entro dicembre, no? Per poi laurearsi e per poi, scusate, perfezionare l'iscrizione nel mese di gennaio. È chiaro che diciamo il primo semestre in questo modo diciamo è perso dal punto di vista ufficiale, ma in realtà voi sapete che i corsi sono comunque aperti a tutti, quindi potete già mettervi avanti e iniziare comunque a frequentare i corsi del primo semestre, ecco, quindi diciamo poi non va perduto nulla. Va bene, allora lei ha anche risposto alla domanda di Amelia, che la ringrazia. E ci si sposta in questo momento con Bibiana, che chiede se chi ha seguito certi laboratori in triennale può seguirli di nuovo in magistrale se cambiano i contenuti. Faccio rispondere alla professoressa Polato se vuole, anche se saprei anch'io, ma prego. Beh, in realtà è una risposta variegata la mia. Allora, formalmente non si può raddoppiare, diciamo così, un laboratorio che ha quella dicitura. Detto questo, stiamo valutando, proprio perché, come giustamente Bibiana sottolineava, alcuni laboratori, pur mantenendo la stessa dicitura, hanno proposte di contenuti diversi che cambiano di anno in anno, la possibilità di usufruire delle formule
generiche, no? Ci sono nei piani di studio dei termini generici di laboratori utili per esempio per il mondo del lavoro, insomma, o altre formulazioni generiche che noi utilizziamo proprio in situazioni come queste, cioè laddove effettivamente non ci sia ripetizione perché i contenuti vengono modificati di anno in anno, si può, previo sempre verifica con la referente che poi sono io, che di fattibilità si può rifrequentare. A quel punto però non si avrà la verbalizzazione con il nome di quel laboratorio, ma con una lista generica. Come sa chi insomma mi ha contattata, ma anche insomma chi ha contattato le colleghe, in primo luogo la presidente di corso di laurea Paola Dessì, noi siamo cerchiamo sempre di andare incontro agli studenti, alle studentesse, laddove ci sia una sostanziale richiesta, e credo che anche Simone Sardena possa confermarlo. Va bene. Sì. Prego, prego Simone, se devi aggiungere qualcosa. No, no, era semplicemente affermativo, posso assolutamente confermare, sì, sì. Benissimo, allora credo che ci sia una domanda per il professor Faccioli, perché sempre Amelia chiede se si può fare sia l'Erasmus che un tirocinio all'estero o solamente uno dei due. Posso rispondere anch'io? Lascio prima il collega. No, è preferibile risponda Fara. Sì, assolutamente, si può fare, oltre che come diceva la mia collega Salvatore, la tesi di laurea all'estero, ma anche lo stage, il tirocinio all'estero. Anzi, noi sollecitiamo questa, che poi anche Smiriglia prima ha detto di aver fatto uno stage, ecco, c'è questo doppio termine perché il tirocinio è più utilizzato in altri corsi di studio e l'Ateneo usa la doppia dicitura stage e tirocinio, però assolutamente sì, in quel caso su segnalazione, beh, noi ovviamente affianchiamo, noi intendo io e l'ufficio Stage e Career Service, nell'approccio con l'ente ospitante, con la realtà individuata all'estero durante l'Erasmus. E poi apriamo una lista che abbiamo creato appositamente che titola Stage Internazionale, proprio perché anche nel piano di studio questa esperienza all'estero venga valorizzata. Quindi senz'altro io ho avuto esperienze sempre di studenti che durante l'Erasmus hanno individuato realtà interessanti per loro, e sottolineo che anche in questo periodo Covid, per sottolineare la dimensione dell'intraprendenza, studenti e studentesse che hanno genitori, parenti all'estero e che magari erano rimasti bloccati per il Covid in un altro paese, non erano in Erasmus, ma per sottolineare questo aspetto, hanno colto l'occasione della loro della situazione per informarsi sulle realtà del territorio che potessero proporre attività di stage, ovviamente conformi alle norme previste per la pandemia, e mi hanno contattata via mail, via Zoom, oramai insomma la tecnologia ci sostiene, e hanno portato a termine esperienze di stage all'estero durante il Covid. Ne approfitto, Presidente, per aggiungere una cosa. Molti flussi restano inevasi con le prime domande Erasmus, e quindi siamo proprio agli ultimi giorni in cui potrete fare domanda con il secondo bando. E, per esempio, io ho scoperte sedi meravigliose, Liegi, Treviri. Questo mi consente di dire una cosa. Troppo spesso si punta l'attenzione per il progetto Erasmus sulle capitali. E Barcellona perché c'è caldo, e Parigi perché è figo, e perché in quell'altra città, a Londra, ora Londra non più, ma insomma in altre grandi città europee, a Lisbona perché c'è il moroso. Il punto è che abbiamo delle sedi straordinarie, città antichissime di fondazione, con accademie, università meravigliose, come quelle due, le due che vi ho citato, ma ve ne sono tante altre in Polonia, in Spagna, eccetera, che non vengono prese in considerazione. Quindi, giustamente, il vostro collega Sardena prima vi ricordava questo, ho fatto un rapido cenno anch'io, ovvero potete già pensare, nell'ottica di iscrivervi alla magistrale, a fare domanda
fare domanda in questa fase vostra di transizione tra la triennale. Io lo ribadisco perché sono a vostra disposizione proprio in questi giorni su questo tema. Cercate di vedere i flussi lasciati vacanti nel primo bando, ce ne sono anche di miei, ma non soltanto. E è ovvio che viene data da parte dei docenti titolari di flusso precedenza agli studenti della magistrale che abbiano un progetto forte, didattico, di vita. Compilate anche il campo relativo alle motivazioni che spesso viene lasciato sguarnito, perché questo ci dà modo anche di rafforzare la vostra candidatura. E per una questione anche di maturità, spesso lo studente aspirante magistrale ha indicazioni da dare per la scelta poi del docente che sono spesso ben calibrate. Prego, Fara. Sì, se posso inserirmi proprio su quanto stava dicendo Alessandro Faccioli, un altro studente, mille una lode, ha avviato una mappatura che renderemo disponibile a breve proprio sulle città, non solo le capitali appunto, le città europee, mappando tutti i luoghi di attinenza al mondo dell'arte, delle performing arts, che quindi lo studente può insomma contattare per fare un'esperienza all'estero. E confermo che non si tratta solo di possibilità che le capitali offrono, ma a volte città che non sono capitali, che sono magari meno conosciuti, hanno una specificità che non si trova altrove. Quindi anche questo è un lavoro fatto veramente con grande professionalità da uno studente mille una lode che a breve metteremo a disposizione. Sì, intanto ringraziamo anche a tale proposito, voglio aggiungermi, no, ai ringraziamenti allo staff di Moodle in particolar modo, no, al nostro informatico d'eccezione che anche oggi ci sta supportando, cioè il dottor Carotenuto che ci ha aiutato molto anche nella predisposizione, ecco, delle pagine relative allo stage, al caricamento appunto delle relazioni, insomma, quindi intanto ne approfitto per ringraziarlo. E mi sono inserita anche perché vorrei chiedere al professor Faccioli se gentilmente può mettere nella chat il link al bando del quale parlava, in modo tale che gli studenti possano scaricarlo così in diretta adesso stesso e insomma trovarlo con maggior facilità, se è una cosa insomma che si riesce a fare adesso mentre sono tutti collegati. Dovrei essere riuscita anche io in realtà, professoressa, mentre rispondevamo. Allora se perfetto. Va bene, io mando adesso il link alla pagina dove si trovano i vari documenti, la pagina proprio sul sito UniPD, e poi dovrei riuscire a mandare il bando, sperando che il professore mi confermi che sto mandando quello corretto. E intanto comunque a me... La ringrazio, del resto è veramente intuitivo, però grazie. Sì. Se a questo punto ha già aperto la pagina, lo faccia pure lei volentieri. E intanto comunque Amelia chiedeva se mi pare che la professoressa avesse già comunque accennato che sì, è possibile, se si può fare il semestre di Erasmus per esempio al primo anno e poi fare lo stage all'estero l'anno dopo, o se sono, o se la borsa può essere ricevuta una volta sola. Allora io provo a inserirmi di nuovo specificando solo che l'Erasmus ha una borsa Erasmus, mentre lo stage è un altro tipo di attività. Lo stage può essere pagato oppure no, a seconda delle normative anche nazionali dei paesi in cui si va. Quindi se una decide di fare l'esperienza di stage separatamente dal periodo Erasmus, sa che potrebbe essere un'esperienza in cui investe sia come tempo ma anche da un punto di vista diciamo economico, perché non c'è una borsa di studio per lo stage. Lo stage è un'attività di avvicinamento al mondo del lavoro in cui un ente ospitante ospita per l'appunto uno studente e una studentessa, e come dicevo, a seconda delle normative nazionali questa persona può avere o meno un piccolo contributo di spese. Quindi senz'altro si può fare l'esperienza di stage anche in un altro periodo rispetto al periodo Erasmus, però tenendo conto questo, cioè che potrebbe esserci l'esigenza di un investimento economico da parte per
per stare all'estero. Chiaramente se si individua un ente ospitante che è leader assoluto per la professione che si intende a svolgere, si può anche valutare che questo investimento possa essere fatto. Farlo durante il periodo Erasmus consente di avere una cornice anche economica di supporto. Perfetto, grazie, grazie Fara. Mi sembra che adesso sia, insomma, magari può darci conforto anche la studentessa, se quindi è più chiaro, ha chiarito tutti i dubbi. Mi sembra, ti ringrazio molto della spiegazione molto precisa. Ecco, infatti, Amelia dice sì, grazie, perfetto. Bene, vediamo appunto se ci sono ancora delle altre cose. Curiosità, ripeto, nonna, anche se vi sembrano domande che possono essere banali, no, non vi preoccupate, perché davvero, come dire, si tratta di comunque procedimenti complicati, anche magari solo in apparenza, no? Avete sentito anche prima la professoressa Salvatore vi dava indicazioni su tutti i procedimenti che devono essere fatti per la valutazione dei titoli. Sembrano meccanismi complicati, ma in realtà, insomma, poi riusciamo a farli in maniera anche snella, tutti riescono poi ad iscriversi, quindi ecco, intanto uno, non spaventatevi, e secondo, quindi scriveteci se ci sono altri dubbi o prendete anche la parola, mostratevi, così magari iniziamo anche a conoscere i vostri volti. Credo che Serena l'abbia sperimentato, no? Serena Tronto, lei quando, sì, quando è stata seguita da me rispetto alla domanda di iscrizione alla magistrale provenendo da altri percorsi? A dire il vero non penso, perché controllando appunto sui vari documenti avevo trovato tutte le informazioni necessarie, comunque anche basandomi solo sui documenti sono riuscita a vedere che avevo tutti gli esami, diciamo così, a posto, anche perché venivo sì da un'altra università, ma comunque dove avevo studiato beni culturali, quindi comunque il programma era questo. Poi il voto di laurea era superiore a 90, quindi sono riuscita ad entrare facilmente, però alcuni miei colleghi appunto mi hanno raccontato della loro esperienza, che riporto è stata positiva, anche chi ha dovuto fare degli esami in più, chi ha dovuto farsi appunto controllare il piano di studi, nessuno ha avuto difficoltà, è veramente una cosa semplice, fattibile. Sì, Serena, l'ho controllato, cioè quando lei ha fatto, sì, domanda è stato caricato nella piattaforma, quindi io l'ho visto, sì, e probabilmente ho dato l'assenso, però appunto se avete dubbi scrivetemi, continuo a dire. Certo. Grazie mille, e educatamente Alfredo ha alzato la mano, quindi gli passo la parola. Sì, grazie. Io ho una domanda magari un po' fuori luogo, non lo so. Allora, il contesto è questo della domanda. Io avrei un'idea per sviluppare delle cose relativamente ovviamente all'arte, allo spettacolo, però interagendo fortemente con delle tecnologie che magari non esistono ancora, che magari bisogna sviluppare, che bisogna magari sviluppare dei software o fare delle cose di questo tipo. Questo ambito e questo progetto, un progetto di questo tipo, la mia domanda è questa, si deve rivolgere a un corso come questo che andremo a preparare, o deve essere un ambito di ricerca posteriore e futuro, che non c'entra niente con quello che stiamo andando a fare, con quello che state presentando? La domanda è questa, scusate. Non so, sì, se... No, la domanda è chiarissima, chiedo solo, non so se forse, visto che lei ha parlato di ambito arte, non so se il professor Bartorelli vuole intanto iniziare a dare una prima risposta? O... Sì, beh, molto interessante questo che dice, dipende da quello che ha in mente, consideri che perlomeno negli insegnamenti di arte si fa prevalere la parte storica, teorica, critica, più che di l'intraprendere un qualcosa di così concreto. Potrebbe essere magari un laboratorio, però dovrebbe succedere che il suo interesse, i suoi progetti coincidono con quello che si andrebbe tutti quanti assieme a realizzare.
Quindi avrei bisogno di ulteriori elementi. Mi sembra come intervento appunto molto interessante, però molto spostato su un qualcosa più tecnico che noi fino a un certo punto possiamo supportare. Sì, e lascio poi eventualmente la parola anche alla collega Paola Degli Sposti. Sì, un secondo, nel caso volesse dire anche lei qualcosa rispetto allo spettacolo. Dico solo, così come risposta mia, poi do la parola anche a Rosa Maria Salvatore. Lei deve forse mettere un po' a fuoco se il suo, come dire, la sua prospettiva principale è quella dell'arte, delle arti performative in genere, oppure se è quella invece informatica, ecco, perché in quel caso se lei invece proprio vuole lavorare sullo sviluppo di software è chiaro che dovrà orientarsi più verso un corso di laurea di ingegneria che magari ha questo sguardo verso le digital arts, insomma, quindi diciamo forse è necessario che lei metta più a fuoco quello che realmente poi quello che vuol fare. Da parte nostra certamente, essendo una laurea magistrale e prevedendo la laurea magistrale anche l'intervento di colleghi altri come correlatori, allora in quel caso certo si potrebbe pensare ad una correlazione per esempio con un informatico, quindi questo è una cosa che possiamo prevedere, però quindi dipende da cosa vuole partire. Se vuole partire dalla prospettiva dell'arte in genere, arti performative, spettacolo eccetera, e poi sviluppare anche la prospettiva informatica, allora lo si può fare appunto con una correlazione, quindi con un lavoro insieme per la tesi. Altrimenti sì, onestamente, se invece vuole fare una cosa proprio pratica di scrittura, di elaborazione software, allora sì, è più consigliabile un corso di ingegneria. Ecco, scusate se do un attimo la parola a Rosa Maria, che ti avevo parlato sopra, e poi non so se anche Paola vuole aggiungere qualcosa. No, io volevo accennare al fatto che può essere un'ipotesi di lavoro di tesi, la progettazione, no? Con una parte teorica, naturalmente, una parte più di progettazione, naturalmente con l'aiuto anche, per esempio, se fra i crediti liberi facesse un esame appunto in quell'area, potrebbe essere seguita da un relatore di arte e da un correlatore appunto o del corso di ingegneria o anche di Nicola Orio che insegna anche al DAMS. Niente, era solo questo. Sì. No, tra l'altro, anzi, grazie per questo discorso dei crediti liberi, perché in effetti, come vi dicevo all'inizio, voi avete questi due esami a scelta che potete scegliere anche da altri corsi di studio, quindi eventualmente nel suo caso potrebbe sceglierli proprio nell'ambito dei corsi di ingegneria e di informatica. Riguardo al supporto interno dei nostri docenti, anche del corso DAMS, certamente il professor Orio, e anzi le dico anche che la studentessa che agli inizi vi ha salutato, cioè Rebecca Raffaelli, ha iniziato proprio così, no? Ha la sua tesi triennale fatta proprio con il professor Orio, che ha messo insieme quindi i suoi interessi sia nell'ambito informatico che musicale, insomma, quindi se visto in termini di collaborazione è una cosa certo che si può fare. Se invece è proprio uno sviluppo di software, allora chiaramente l'indicazione che mi sentirei di darle è quella proprio di percorso di ingegneria. Dipende un po' anche da quelle che sono le competenze dalle quali parte lei, quella che è la sua triennale, quello che è il suo percorso. La ringrazio. Comunque ho capito che c'è un'apertura anche in questo senso. Certo, assolutamente, assolutamente. Prego Paola, visto che avevi aperto il microfono, la professoressa degli esposti. Giusto per dire due cose, voglio dire, confermando quello che dici tu, naturalmente una collaborazione con un docente di discipline, diciamo, più tecniche, informatiche, sarebbe necessario in un caso del genere, ma non è impossibile. Ci sono diversi progetti
teatrali di compagnie, anche padovane, ma anche non, per esempio a livello teatrale, che usano le tecniche digitali, per esempio per la virtual, cioè la realtà virtuale, c'è chi usa realtà virtuale all'interno appunto delle arti performative, ma anche la videoarte, che ovviamente, come insomma sappiamo, è un incrocio fra discipline diverse e che però anche implica un utilizzo di strumenti anche informatici, per cui può essere anche da quel punto di vista, giusto questo. Sì, se posso. Grazie. Paola, aggiungere, prego, prego. Confermo al signor Traina che non solo c'è insomma una visione aperta, ma c'è anche un dialogo avviato da ambo le parti, cioè fra diciamo i colleghi di ingegneria e noi, proprio perché, come diceva il collega Bartorelli all'inizio, si fa sempre, no, non c'è mai stata una ripartizione per blocchi, no? Ma tanto più oggi si fa sempre più fatica a distinguere non solo i confini fra le arti, ma anche, come dire, i materiali, no? Da cui si parte, compresa quindi in questo caso il supporto ingegneristico informatico. Quindi sì, anche là poi in questo caso magari potrebbe essere utile una conversazione con un appuntamento, perché se lei è uno stadio avanzato, per esempio, potrebbe anche fare usare il Monteore Stage all'interno di un ente ospitante che ritiene, con cui è già in dialogo, in contatto, che ritiene insomma importante, però come diceva la Presidente, il corso di laurea è da valutare, ma si può confermare che lo sguardo spazia all'orizzonte e i dialoghi sono attivi. Allora, c'è una nuova domanda su un argomento diverso. Intanto grazie Alfredo per il suo proficuo intervento. E la domanda riguarda i 24 CFU per l'insegnamento, posta da Linda, che chiede oltre come regolarsi per i 6 crediti che avanzano una volta acquisiti i 18 garantiti dalla nostra magistrale. E sì, qui diciamo mi inserisco, rispondo io in merito. Potete utilizzare i 12 CFU, appunto i crediti liberi, quindi dedicare un esame, un insegnamento all'acquisizione quindi di questi 6 CFU mancanti. Ricordatevi però che voi sin dal percorso di triennale avete la possibilità di sostenere degli esami utili ai fine di, cioè quindi riconosciuti per il percorso dei 6 CFU. Quindi diciamo è un consiglio che mi sento di darvi per chi magari ancora non è laureando o magari ancora diciamo a tempo di iniziare, se siete interessate a questa prospettiva dell'inserimento quindi nell'ambito delle scuole, dell'insegnamento nelle scuole, di iniziare sin dalla triennale a capire quali sono gli esami con i 24 CFU, riconosciuti per i 24 CFU, in modo tale anche, diciamo, da liberare la magistrale, quindi eventualmente anche i 12 CFU liberi, dall'impegno di questo utilizzo per il conseguimento dei totali 24. Ecco, però mi premeva dirvi che già in magistrale noi ve ne offriamo ben 18, quindi se siete interessati all'insegnamento o dell'educazione musicale o, come diceva la professoressa Rosa Maria Salvatore, per quanto riguarda l'audiovisivo nelle scuole, bene, il nostro corso ve ne offre già ben 18, quindi basta che voi ne abbiate altri 6 che vi portate dalla triennale oppure 6 che scegliete e che inserite nei crediti liberi e siete a posto. Ecco, a tal proposito direi che adesso magari vi inserisco nella chat il link alle pagine specifiche proprio dei 24 CFU dove potete trovare ulteriori precisazioni, anzi vi metto anche direttamente in chat proprio un PDF che mi è stato inviato apposta e che condivido subito proprio sui 24 CFU. Vediamo se riesco a copiarlo in chat. Allora, anche il fatto che per esempio etnomusicologia, pur essendo un insegnamento di musica, è previsto nei 24 CFU alla voce antropologia.
Esattamente, sì, questa è stata, devo dire, una grande conquista di questi ultimi anni, e cioè abbiamo, quindi in questi 18 sono 12, quindi l'insegnamento di fonti per la storia della musica e di didattica dell'audiovisivo vi permettono di acquisire 12 CFU nell'ambito di, mentre l'insegnamento di etnomusicologia, che potete fare anche in triennale, perché vi dico state attenti anche al percorso di triennale, vi dà la possibilità di acquisire questi 6 CFU per quanto riguarda l'ambito C. Quindi di fatto vi manca un unico ambito e solo altri 6 CFU. Ecco, quindi sì, state iniziate sin da subito a metterli da parte, perché comunque non è detto che poi per forza dobbiate diventare tutti docenti nella scuola, però potrebbe essere una prospettiva, perché no? Conviene, come dire, un piano B anche eventualmente, se non è al momento l'obiettivo principale, però potrebbe essere utile costruirsi anche quel percorso parallelo. Scusa, e ti chiedo, perché su questo io sono rimasta indietro, loro possono, oltre ai crediti che devono fare per laurearsi, per esempio, sostenere un esame in più quando sono ancora iscritti in maniera tale magari da sostenere appunto un esame nei settori previsti da questi 24 CFU Certo, o sforano? no, anche questa è una possibilità, assolutamente. Sono dei corsi fuori piano, il che significa, diciamo, che non vi vengono poi conteggiati ai fini del raggiungimento, diciamo, dei CFU totali, cioè nel senso sono in esubero, quindi non, il voto riportato non incide sulla media. Ma se avete appunto la necessità, volete fare un esame in più perché vi serve anche in vista appunto di questo conseguimento dei 24 CFU, anche semplicemente perché vi interessa, diciamo, rientra nel vostro curriculum, quindi in quello che sarà il vostro patentino, ma non fa parte, non pesa a livello proprio di calcolo della media di voto, però potete aggiungerla, ne potete aggiungere addirittura anche più di uno, quindi questa è sicuramente una strada percorribile, anzi grazie per averlo ricordato. Abbiamo un'altra domanda da parte di Rossella, che invece chiede, per quanto riguarda l'insegnamento nelle università, invece come consigliate di organizzare il percorso? Sì, non vorrei rispondere sempre io, se qualche mio collega vuole rispondere. Vuoi che provi io? Rispondere a questa Sì, cosa, sì, sì. giusto? Allora, naturalmente la domanda è estremamente complessa, non è poi così semplice. Se uno è interessato a insegnare all'università, deve essere in primo luogo interessato alla ricerca, quindi deve, diciamo, cercare di approfondire la materia su cui vuole lavorare in una prospettiva di ricerca, cercando il consiglio dei docenti che fanno parte diciamo, della sua area di interesse dal punto di vista di disciplina scientifica. Non è che se uno vuole fare ricerca all'università, cioè vuole fare insegnare all'università, ha degli esami specifici da fare, ha un percorso di formazione che deve portarlo a essere in grado di gestire ricerca e quindi didattica, perché la didattica nasce dalla ricerca. E quindi capite bene che cioè non c'è poi ovviamente ci sono tutte le richieste dal punto di vista ministeriale, però il primo passo per andare in quella direzione è un passo che presuppone peraltro che dopo la laurea si faccia un dottorato. Non è necessario, diciamo, burocraticamente, ma diciamo che il 99% delle persone che insegnano all'università hanno un dottorato alle spalle. Quindi è un percorso a fasi, è lungo, ve lo dico subito, non pensate che se cominciate, che voglio insegnare all'università, tra 5 anni siete incardinati, no. E è un percorso lungo naturalmente di formazione che presuppone imparare in primo luogo a ricercare e quindi poi a insegnare. Non so se sia sufficiente come risposta questa. Sì, assolutamente articolata e anche fatto riferimento appunto al dottorato che avevo citato all'inizio, appunto abbiamo anche il dottorato, quindi diciamo la magistrale è un secondo livello, no, di
insegnamento, poi c'è anche il terzo livello, che è appunto quello del dottorato, che è sicuramente vivamente consigliato e che tra l'altro il nostro dipartimento offre, nel senso che abbiamo anche poi il ciclo di dottorato per chi volesse continuare proprio nel settore della ricerca. Certo che, come dicevi tu, è una strada lunga e bisogna sin da subito, diciamo, prepararsi in questa prospettiva, perché si devono unire diversi aspetti, quali appunto la ricerca e la didattica. Bene. Dici pure, Virginia, se sono arrivate altre domande. In questo preciso momento no, Rossella ringrazia per la risposta, quindi penso che Bene. abbiate soddisfatto la sua richiesta. Bene, direi anche che ormai ci stiamo avvicinando alle 13, che è, diciamo, l'orario di chiusura della nostra finestra in questo progetto degli Open Weeks. Credo di poter parlare a nome di tutti, siamo davvero tutti molto contenti di aver avuto questa occasione di presentazione con voi. Vedo che è tornata con noi anche di nuovo la professoressa Grazioli, quindi grazie per esserti riunita a noi in questo momento di saluto. Non so se appunto qualche collega presente vuole aggiungere qualcosa. O se insomma passiamo e quindi ai saluti, ecco. Posso dire una cosa? Guardate, Certo. beh, sembra uno sponsor elettorale, ma non lo è, vi assicuro, è sincero. All'università, nel nostro corso di laurea, noi siamo il corso di laurea che è il numero di laboratori più ampio degli altri corsi di laurea di città, anche storicamente molto famose, di università in città storicamente, insomma, importanti. Perché abbiamo sempre combattuto perché il corso di laurea predisponesse a una solidità, all'acquisizione di una solidità teorica, e questa solidità teorica servisse anche a misurarsi con la pratica. E quindi tenete conto di questo aspetto che non è indifferente, solo questo. Scusate. Bene, no, grazie, grazie per aver ricordato appunto la realtà dei laboratori e la ricchezza dei nostri laboratori. Diciamo sempre che sono un nostro fiore all'occhiello, in realtà è vero, ci teniamo molto e anzi appunto vi ricordo che nell'allegato 2 che Virginia vi ha mandato all'inizio e magari puoi rimandare anche adesso se qualcuno si è collegato dopo, nelle ultime pagine trovate anche una delle offerte, insomma, dei laboratori di magistrale, ma potete consultare anche la pagina home page di Moodle e anche lì vedete l'offerta. Vi ricordo anche che questo video appunto registrato verrà caricato. Vi ricordo anche il lavoro che sta predisponendo per voi Isaia Boscato, no? Il nostro laureando, quindi con queste brevi presentazioni dei singoli corsi, quindi avrete modo anche di approfondire i singoli corsi. Vi avviserò, sicuramente vi avviseremo tramite le piattaforme Moodle, riceverete un'email di quando questo materiale sarà mano a mano caricato, in modo tale che possiate avere un'idea sempre più completa del corso. Per qualunque dubbio, necessità, ulteriore informazione, ormai ci conoscete, sapete chi siamo, avete visto anche in sovraimpressione. Ognuno di noi ha il suo riferimento email, quindi scriveteci senza paure e senza titubanze. E speriamo di avervi presto, a partire dal prossimo semestre, in aula con noi tutti insieme per iniziare questo nuovo percorso. Grazie mille a tutti, grazie ai colleghi, grazie agli studenti, alle loro testimonianze. Veramente un grazie caro a tutti.